Bene, gente, proseguiamo con la campagna. Allora, siamo arrivati qua, siamo alla base Cabal e praticamente devo irrompere nella base della Regina Rossa, rubare la navetta privata di Tumus, il non più incolume. Tumos l'Incolume ha una nave in quella base. È l'unico modo per salire sull'Onnipotente senza farti vedere. Perciò dovrai rubarla. Notizia bomba, gente. I caduti sono in movimento. Sembra che non abbiano imparato la lezione. Quegli stramaledetti avvoltoi caduti spuntano sempre quando non servono. Tipo gli stregoni quando... Continua pure. Credo... No, niente. Solamente una nave sulle piattaforme di atterraggio. Quella deve essere la nave di Tumos. Prendila prima che sia troppo tardi.
Ah, questa, ok, perfetto. Non ho capito perché non me la indicava di rotta la nave. Coprimi, devo riuscire a capire come funziona. Proteggi quella nave. Ok, arrivando a questa parte. Sento urla strazianti. Sei ancora in vita? A differenza di qualcuno che conosco, c'è chi sa gestire la tecnologia nemica. Ehi, i teletrasportatori Vex non sono giocattoli. I codici di accesso funzionano. Finiscili e sali a bordo. Contiamo sul tuo aiuto. Distruggi l'arma dell'Onnipotente. Sventa la minaccia alla Terra. Nel frattempo, noi ci metteremo in posizione per l'attacco finale alla città. È tempo di un ultimo ballo, Gaul. Le truppe di Zavala sono già in posizione intorno alla città. Ma non possono attaccare finché non disabilitiamo l'arma. Dunque, quando vuoi, io sono pronto. Mi sa che siamo alla fine, eh? Trova e disattiva le armi dell'Onnipotente. Siamo sull'Onnipotente. Ottimo. Ora trovate il nucleo centrale della nave e disabilitate il sistema bellico. L'opzione migliore è di seguire le tracce di carburante.
L'arma è già attiva. Siamo arrivati troppo tardi. Non ancora. Dovete spezzare il legame tra l'Onnipotente e il Sole prima che ne distrugga il campo magnetico. E il tutto farà un bel boom. Le nostre forze si stanno posizionando fuori dalla muraglia. Il tuo segnale darà il via all'assalto. Porteremo a termine il lavoro, comandante. Quel tunnel laggiù ci condurrà dritti verso il nucleo centrale. Sembra che la Legione Rossa stia usando il pianeta Mercurio come carburante. Estrazione mineraria di un sistema solare? Beh, veramente notevole.
Le gallerie sono libere. Seguiamo l'energia fino al nucleo dell'arma. Queste rocce. È triste pensare che uno dei nostri pianeti si stia sgretolando sotto i nostri piedi. Rimane ancora gran parte del pianeta. Ci penseremo dopo. Zavala, il tuo gruppo in posizione al perimetro della città. Ricevuto. Interromperò le comunicazioni. Non dobbiamo avvertire la Legione Rossa in alcun modo. Guardiano, farò il possibile per riprenderci la nostra casa. Se non ci incontreremo di nuovo, sappi che sono fiero di ciò che hai fatto. Dunque, l'unico modo per arrivare è là fuori. Possiamo farcela. Rimani all'ombra. All'ombra! È arrivato il momento di andare. Sai cosa fare e non hai più bisogno della mia guida. Se il mio viaggio finirà oggi, allora lo affronterò con il sorriso. Thank you.
Ehi, O'Torn dice che stiamo per raggiungere il punto d'ingresso e gli AD non sono proprio il mio forte. Fai ciò che è necessario. Vedi quei tubi? È così che arriveremo al nucleo dell'arma. O la va o la spacca? Intercettori, è come se ci stessero pregando di farli esplodere. Ventole termiche. Distruggile e l'arma si surriscalderà. La bocchetta blocca i nostri colpi. Aspetta che si apra. Ok. Ora. Una andata! Ok. Oh, cavoli, qua non si passa. Meglio metterci già in posizione per il prossimo colpo. Ventilando il nucleo. La temperatura si sta alzando, ma non basta. Dobbiamo distruggere il nucleo stesso. Cosa devo fare? Devo entrare? Non so di sì. Devo entrare.
cella di fusione. Usala per sovraccaricare il serbatoio di elettroni. Bel lavoro, colonnello. A quanti siamo ora? 7 di fila? Ah, chi ha bisogno della luce quando hai un pennuto come amico? Ho ragione. Ho ragione o totalmente ragione? Ho ragione. Ok, quello è il punto di ritrovo per posizionare il teletrasportatore. Zavala e Ikora dovrebbero essere in posizione. Zavala, siamo in posizione. Anche noi. Ikora, quando vuoi. Ricevuto. Aprite il fuoco. Ok, andiamo. Zavala, stiamo arrivando. Ok. A voi guardiani piace proprio stare per terra. Dov'è Kate? Se si è attenuto al piano, si trova nel posto giusto. Ora dobbiamo solo portare te e Ikora da lui. Beh, questo cambia le cose. Ci penserò io. Ora devi andare. Ikora, Kade è in posizione. Io sto arrivando. Buona fortuna, guardiana. Il nemico sta attaccando la città e l'Onnipotente è perduta. Perduta? Che significa? Devastata dalla stessa persona che è riuscita a recuperare i suoi poteri e ha umiliato i nostri eserciti in tutto questo maledetto sistema.
L'avresti saputo se non avessi perso tempo a comunicare con una macchina e la creatura che dichiara di essere suo portavoce. Modera i toni, console. I toni? Ah! Falliremo e non metteremo al sicuro questo potere e il nostro popolo. Per la prima volta nella gloriosa storia della Legione Rossa, falliremo! A causa tua e delle tue preoccupazioni. Guarda il tuo viaggiatore, Dominus. La gabbia è completata. Il momento è giunto. Reclama ciò che è tuo di diritto e prendi questo potere! Dimmi, oratore, cos'altro vuole il viaggiatore da me? Gaul, io parlo a nome del viaggiatore. Ma lui non mi ha mai parlato. Questa fissazione è finita! Tu sei stato scelto, e non da una macchina inerte, ma da me! Io ti ho scelto, il giorno che ti ho trovato! Ricorda chi sei e cosa sei! Tu sei un Cabal, e i Cabal non aspettano! Ti impossesserai della luce, manterrai la promessa e mi porgerai la vendetta che hai giurato! Guardami, studente! Guardami! Manterrò la promessa, vecchio amico. Io sono Gaul, e la luce sarà mia. Il viaggiatore, cosa gli hanno fatto? Zavala, siamo arrivati e pronti per... Bene raga, ci vediamo al prossimo video. Mi sembra di capire che questa è una nuova area che non avevo mai esplorato. Vediamo la mappa. Ah no, la mappa non è disponibile. Allora questa qua è proprio un'area che porta alla conclusione del titolo, credo. E lo facciamo nel prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Un bel mi piace, un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.